Ho accettato con entusiasmo l'idea di poter scrivere qualche parola di introduzione a questo libro, che ha un pregio grandissimo e che io ho apprezzato come sempre studioso anche delle cose di mafia dal punto di vista storico, oltre che operatore nel settore, per la immane quantità di documenti che Pino La Greca è riuscito a reperire, mettere insieme, a ricostruire, ha fatto i medaglioni di tutti i mafiosi dell'epoca che sono stati appunto per pochi giorni assicuti, e ha raccolto tutta la stampa possibile e immaginabile dell'epoca. Sono citate anche le trasmissioni televisive, forse qualche pezzo riusciremo anche a vederlo, TV7 e le interviste che allora fece il TV7. Tutto questo materiale, diciamo, è contenuto in questo libro ed è utilissimo per calarsi in questo contesto. Io da tutto ciò ho tratto alcune indicazioni, come gli Eoliani, io dico gli Eoliani perché nella disputa tra Liparoti e Liparesi non so come definirli, così come no, perché ieri sera ho sentito Liparoti e Liparesi alla romana, alla latina, Liparoti alla greca, mi pare di, cioè, ho già sentito un altro modo di, però i filicudari, Fenicodesi, vedi come c'è sempre tante, professore. E Fenicodesi, quelli, gli abitanti di Filicuri, tanto per capirci. Beh, gli abitanti di Filicuri, che poi tutte le olie, intanto hanno subito messo in atto un'azione che oggi sarebbe utilissima riproporre nei confronti della mafia. Perché in sostanza prima hanno occupato tutto quello che c'era da occupare per evitare di dover cedere anche alloggi e quant'altro. Poi, vista la pressione, hanno tolto la comunità per evitare l'inserimento nella comunità. E questa è la ricetta. Terzo punto, hanno compreso quello che poi è stato definito con una legge, che il soggiorno obbligato avrebbe portato come un cancro la mafia nei posti dove i mafiosi venivano poi trasferiti. E pensate, si dovette poi aspettare 20 anni per avere una legge che aboliva il soggiorno obbligato, perché credo che sia del 91 la legge che poi fece venir meno questo istituto di prevenzione. L'idea è che laddove non ci sono le prove per colpire un mafioso, perché in quei tempi la situazione era drammatica, perché non c'erano testimoni, non c'erano documenti, non c'erano, insomma, le prove, tutti i mafiosi subivano operazioni di polizia che li portavano in carcere per qualche anno, loro sapevano che poi sarebbero usciti, perché le prove alla fine potevano rimediare una condanna in primo grado per reati come l'associazione per delinquere, non c'era nemmeno l'associazione tipo mafioso negli anni 70, e poi sarebbero stati scarcerati. Frattanto avrebbero albergato a Luciardone, dico albergato perché come definiva Buscetta Luciardone, una sorta di grande hotel dove chi entrava e chi usciva, dove i mossi mafiosi stavano in infermeria e non nelle celle come gli altri detenuti, che si nutrivano con i pasti dei migliori ristoranti cittadini, ad aragoste, champagne, costri, ostriche e quant'altro. Quindi diciamo che l'unico modo per colpire il mafioso, si capì che era la prevenzione di polizia, la misura di sicurezza, di toglierli dal loro ambiente. Secondo una teoria
che però si rivelò subito fallace, che togliendoli dal loro ambiente non avrebbero potuto più godere di quel prestigio, di quel rispetto che era la forza ritenuta allora la sola forza, ovviamente, appunto dei boss mafiosi, e quindi tolti dal loro ambiente sarebbero stati praticamente senza nessun potere. E poi il tempo ha visto come invece trasferirli in contesti più ricchi come quelli del nord ha causato l'infiltrazione nel nord e la diffusione nel nord di questo modo di diciamo incidere nelle relazioni sociali, nell'economia, nella finanza, perché purtroppo quando parliamo di mafia dobbiamo incominciarci a capire che non è un fenomeno criminale e basta. Falcone diceva: quando lo ridurremo a un fenomeno solamente criminale, militare, avremo incominciato la nostra vittoria contro la mafia. Perché? Perché lui stesso si rendeva conto che era un fenomeno complesso, era un fenomeno che incideva nell'economia, nella finanza, nel mondo del lavoro, nelle relazioni, e che la vera forza della mafia non era tanto l'appartenenza alla mafia, ma fare affari con la mafia, ma sostenere il sistema mafioso e quindi tutto quel sistema di relazioni che poi dà forza a questa organizzazione. Allora, quindi gli Oriani certamente capivano che far arrivare i mafiosi avrebbe compromesso quella che era tutto quello che si stava facendo per dare uno sviluppo turistico a queste isole. A quei tempi ho letto che a Filippudi c'erano già due alberghi che erano stati creati dagli anni 60 e che quindi si sperava in questo sviluppo turistico. Del resto già erano state scoperte le Eolie come paradiso soprattutto agli stranieri, perché poi sono gli stranieri che scoprono più di noi italiani, diciamo, questi paradisi, e incominciano a diffondere nei loro rispettivi paesi appunto queste bellezze che poi portano il turismo straniero. E quindi la rivolta è stata qualcosa che ha posto questo tema: la mafia e i mafiosi, diceva bene Marcello Sorgi, finalmente visti nella loro entità corporale, fisica, riprodotti. Il libro è pieno di documentazioni fotografiche, stasera vedremo anche il filmato, e mafiosi veramente importanti. Adesso ne cito due tra i più famosi: quel Bonventre, Cesare Bonventre, che era stato colto la famosa riunione di Apalachin, dove tutta la Cosa Nostra americana si era riunita per un'operazione che fece epoca da parte dell'FBI americana, di tutte le forze americane che arrestarono appunto tutti i mafiosi, che però poi dopo dovettero rilasciare perché gli avvocati incominciarono a presentare le istanze di la cauzione e quant'altro, e anche la giustizia americana a quei tempi aveva gli strumenti per poter tenere bacino. E quindi diciamo Cesare Bonventre, ma soprattutto Gaetano Badalamenti. Gaetano Badalamenti che in quegli anni già cominciava ad avere una parabola discendente nell'ambito di Cosa Nostra americana, di Cosa Nostra siciliana, aveva rapporti anche con Cosa Nostra americana, e Badalamenti che si vantava, per quello che diceva prima Marcello Sorgi, si vantava di aver avuto riconoscimento anche dalle istituzioni e da personaggi a livello vertice delle nostre istituzioni, per cui quando c'era lui si poteva dormire tranquilli perché l'ordine pubblico veniva garantito. Ecco, questa
funzione delegata dallo Stato alla mafia è stata forse l'origine di questi rapporti di cui ancora oggi forse paghiamo le conseguenze e che non si può dire che siano completamente finiti, recisi questi rapporti. E questo spesso servirsi anche della mafia per risolvere i problemi che una comunità può avere. La mafia spesso ha anche risolto i problemi lavorativi,